Alla fine in questo discorso che si avvita e si riavvita, ormai ha annoiato anche me, tant'è che sono quasi anche stufo di scriverne, infatti adesso ne parlo perché non ho voglia di scriverne, poi fa caldissimo, sono sudato, fetido, ma tanto non arriva la puzza. Volevo dire, vorrei almeno fare una specie di discorso apologetico sull'accusa di egoismo che viene rivolta a chi è per una forma di amore libero, chiamiamolo così, poi ognuno lo chiama come cazzo vuole. E l'egoismo, secondo me, non è una questione di egoismo, è una questione di baricentro. Baricentro è un cartello che si trova molto alla periferia di Bari. Non riesco a non dire qualche cazzata in frammezzo. Questione di baricentro, cioè ci sono. Poi so che ci sono un sacco di obiezioni a questo che sto per dire, ma cercherò di rispondere anche alle obiezioni. L'assunto è questo. Secondo me ci sono due tipi di persone, non importa il genere, uomini o donne, due tipi di persone. Quelli che sono disposti a sopportare la libertà dell'altro pur di non rinunciare alla propria, e quelli che sono disposti a rinunciare alla propria pur di non sopportare la libertà dell'altro. Adesso qui si scatenano subito le obiezioni. Allora, prima spieghiamo meglio l'assunto. L'assunto è che se io sto con qualcuna, sto, anche questo andrebbe spiegato cosa vuol dire, può essere una relazione di qualsiasi tipo, in fondo, una relazione che ha dentro del sentimentale comunque. Può essere addirittura una convivenza o può essere una relazione in cui ci si vede una volta alla settimana, comunque una relazione sentimentale, quelle che vengono comunemente definite relazioni sentimentali anche. Cioè, adesso, se ci perdiamo troppo nelle definizioni non arriviamo da nessuna parte, ma infatti sto già perdendo il filo e fa caldissimo. Volevo dire, se una donna, mettiamo, con cui io sono in una relazione sentimentale, non è che se scopa con un altro io faccio i salti di gioia, forse è qui l'equivoco. Probabilmente mi dà meno fastidio del fastidio che dà ad altri, però l'impulso ce l'avrò anch'io come tutti di volere tutto, no? Tutte le donne del mondo per me eventualmente. Questo è un impulso sì egoistico, ma... Allora, io cosa dovrei fare a questo punto? Per questo mio maggiore o minore fastidio che sento, dire no, io, no, tu non devi scopare con un altro e nemmeno io, ovviamente. Questo minimo di bilanciamento, anche se alcuni non lo fanno, dovrebbe esserci. Oppure, io non salto di gioia se tu scopi con un altro, ma il fastidio che eventualmente mi può dare il fatto che tu scopi con un altro è minore del fastidio che mi dà l'idea di non poterlo fare io, di scopare con un'altra, anche solo nella testa, si badi, anche solo come libertà mentale, di poter pensare con desideri a un'altra senza sentirmi in colpa. Ecco, il fastidio che mi può dare, perché siamo tutti di base egoisti ed egocentrici, il fastidio che mi può dare che tu sia libera di questo, di scopare con un altro, di desiderare un altro, è minore del fastidio che mi dà l'imprigionare il mio desiderio. Non so se questo è chiaro. Quindi è questo, per questo è un problema di baricentro. Ci sono persone che hanno il baricentro più su una strettezza di legame alla quale sacrificano la propria libertà, ma vogliono in cambio che anche l'altro sacrifichi la sua, chiaramente. E chi invece ha il baricentro più sulla libertà e quindi accetta la libertà dell'altro anche quando la libertà dell'altro gli dà fastidio o fosse anche dolore, in cambio dell'avere la propria libertà, che a sua volta darà a volte fastidio o anche dolore all'altro. Perché è così, perché i contrasti fra gli esseri umani ci sono, anche fra gli esseri umani che si amano, ci sono i contrasti. Obiezione, l'obiezione fondamentale che mi è stata mossa, soprattutto da una persona, ma anche da altre, è... Viene detta con queste parole, ma se ami non è una rinuncia, cioè mi viene detto, ma una persona dice a me, ma se io ti amo non mi viene neanche in mente di scopare con un altro. Ecco, questa obiezione io la rifiuto, perché non viene in mente a te che sei fatta così, con quel baricentro lì, però io non posso accettare che quella sia l'unica versione dell'amore, cioè io proprio non ce la faccio ad accettare che o è così o non si ama.
Questo no, non riesco ad accettarlo. Tu sei fatta così, per te non è una rinuncia, ma per un altro che pure ama, una rinuncia lo è. Almeno questo si dovrebbe accettare mettendosi nei panni dell'altro. Cioè, io posso capire che per te non sia una rinuncia, tu ti innamori di una persona, e almeno per un certo tempo, perché poi pare che l'amore non sia eterno, ma per quel tempo, proprio senza nessun bisogno di rinunciare, proprio non ti viene anche in mente di provare qualcosa per qualcun altro, amore, desiderio, qualsiasi cosa per qualcun altro, qualche altra persona. Va bene, tu sei fatta così, sei fatto così, sei fatta così. Altre persone non sono fatte così. E quindi vivono questa cosa come una rinuncia, come un sacrificio. Ma, e questo è il punto, non significa che quelle persone non amino, come invece implicitamente sostiene chi fa questa obiezione. Dice, tu sei un egoista stronzo, non sei capace di amare, ed è per questo che fai tutti questi discorsi, perché se tu amassi veramente non si porrebbe il problema, tu vorresti solo la persona amata. Altre neanche le vedresti, o comunque faresti in modo di non vederle, e boom. Però secondo me non è così. Cioè, non è che la persona che mette il baricentro sulla libertà, attenzione, non sulla propria libertà, ma sulla libertà di tutti, perché io voglio la mia, ma accetto la tua. Quindi metto il baricentro sulla libertà. Per me è più importante che queste persone siano più egoiste o più stronze di quelle che invece mettono il baricentro sulla chiusura stretta di un rapporto e quindi su una rinuncia. Io la chiamo rinuncia, poi chiamatela come volete, una rinuncia alla libertà. E anche quello è un egoismo, perché anche tu chiedi all'altro che sia tutto tuo. Anche questo potrebbe essere chiamato egoismo, no? Mi pare. Quindi o sono egoismo entrambe le cose, perché siamo tutti egoisti in fondo, o non è egoismo nessuna delle due. Invece dire che è egoista quello che è per la libertà di tutti, ovviamente, non solo la propria, e invece è amante, è il vero amore, quello di colui che rinuncia senza neanche rinunciare, cioè, non so come dire, rinuncia pensando di non rinunciare alla libertà, ecco, questo secondo me è sbagliato, questo lo rifiuto. Non tanto per un'apologia mia, tanto se date a me dell'egoista. Pazienza, magari lo sono anche per altri motivi, voglio dire, può darsi che io sia un egoista stronzo per mille altri motivi, egoista, egocentrico, stronzo e mille altre cose in generale, però rifiuto che sia considerato sintomo o segnale di egoismo questo fatto di mettere il baricentro sulla libertà di sé e dell'altro, sia chiaro, piuttosto che sul legame chiuso di sé e dell'altro. O sono due egoismi o nessuno dei due lo è. Questo in fondo è il teorema a cui io addivengo in tutti questi infiniti discorsi sull'amore libero, comunque ormai hanno nauseato, poi certe persone quando anche soltanto a sentire questa espressione amore libero è quasi come dire nazista o vegano, vabbè, non riescono a metterci qualche battuta polemica, insomma. Era per divagare un po', comunque ci siamo capiti, io spero che ci siamo capiti. Non pretendo che si condivida ovviamente quello che dico, però vorrei che fosse almeno capito, e forse dicendo la voce in video anziché scriverlo in questa mattinata caldissima dove veramente sento scorrere le gocciole nella maglietta, che adesso in effetti magari mi faccio una doccia e me la cambio. E spero che almeno si capisca questo punto di vista e venga quantomeno rispettato come punto di vista, senza dare subito l'accusa se sei uno stronzo egoista per questo motivo. Così, niente, questo.